Nella tarda serata di ieri sera è arrivata la prima chiamata in caserma, le pattuglie che erano già in circuito per il controllo del territorio sono subito intervenute e hanno attivato la macchina dei soccorsi, quindi la prefettura di Viterbo ha attivato i vigili del fuoco con un posto di comando avanzato per il sostegno, per il primo soccorso, per le attività, diciamo, di primo tempo e anche è stato attivato il centro operativo comunale, che sono le strutture deputate al primo soccorso dei feriti e a valutare la situazione. Quindi si è subito scongiurato la possibile presenza di altre persone sotto le macerie, perché tutti i 31 occupanti della struttura, sono stati rapidamente individuati ed evacuati in diversi ospedali. Al momento, anche se il bollettino medico chiaramente è suscettibile di variazioni, sembrerebbe che solo una delle 31 persone all'interno presenti sia in condizioni, diciamo, più critiche. E quindi all'interno della struttura c'erano anche una decina di minori che insieme agli altri sono stati tutti evacuati. Come vedete alle mie spalle, quello che rimane è uno scenario di una molto probabile esplosione dovuta a una fuoriuscita di gas all'interno di un ambiente chiuso. Questa è, diciamo, l'unica ipotesi, l'ipotesi più probabile intorno alla quale insieme ai Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Viterbo si muoveranno le indagini. I lavoratori che erano qui intorno ci hanno detto che già dalla mattina di ieri avevano segnalato odore di gas, vi risulta? Verificheremo tutti questi elementi nel corso dell'attività per ricostruire esattamente quello che è accaduto. Ma questa struttura era già stata attenzionata? Cioè, diciamo È che. una struttura attiva dal 2020 e quindi ha ospitato un notevole numero di cittadini extracomunitari. Era considerata sicura, erano mai stati fatti i controlli, Beh, questi sono diciamo. aspetti sui quali credo che sia opportuno attendere delle ulteriori valutazioni e approfondimenti istruttori.